tengo da un po' di anni un sito che si chiama circolodarti.com. Allora, qui c'è l'orecchio che viene fuori dall'ombra. C'è un gruppo su Facebook che si chiama Consigli e Tecniche per disegnare e dipingere. E tengo da un po' di anni un sito che si chiama circolodarti.com, nel quale metto certi articoli, molti articoli liberi sono almeno 400, 350, 400, nei quali spiego un po' di cose che so del disegno e della pittura. Quindi puoi andare a vedere circolodarti.com, ci sono un sacco di articoli, credo interessanti, sono cose o che interessano a me o che ho visto che sono utili ai miei allievi. Insegnavo molto in studio, però poi ho sempre dato una certa attenzione al web, mi è sempre piaciuto molto insegnare via web. E anche con dei risultati abbastanza buoni, credo utili per chi mi segue. Sono un insegnante un po' severo, devo confessare. Mi metto sempre un po' nei guai, perché faccio prove. Ah, ecco, questo va giù così, perché poi vado a fare prove le più curiose, tipo questa, di andare a lavorare su una tavola tutta, lo vedi com'è grezza. Diciamo che la pittura olio è una cosa. Però ho lavorato proprio molto per la pubblicità, per la comunicazione, quindi poi lavoro un po' fra me e mia moglie, lavoriamo un po' con tutte le tecniche. Anzi, vai a vedere, c'è anche lei, l'abbiamo convinta a streamare e lei ha cominciato a fare degli streaming di acquerello da par suo, che è bravissima. Me lo devo tirare fuori, non c'è niente da fare. No, me lo devo tirare fuori il che vergogna, il disegno. Meno male che non c'è la Grig, perché sennò ero finito. C'è, che vergogna. Boh, no, non lo so, non, no. Mi piacciono tantissimi. Mi piace Toppi, ma è inarrivabile. Sergio Toppi. Poi tutti questi questi moderni. Guardo molto, fondamentalmente non riesco a ispirarmi a nessuno.
e continuo a fare i miei pastrocchi. Per oggi ci fermiamo qui, ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti, quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto, vienimi a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!